Il progetto musicale che vuole attraverso la collaborazione di due festival che ormai hanno una forte identità, una forte riconoscibilità sul territorio delle Terre del Monviso, questo nuovo grande contenitore vuole essere un grande festival che possa promuovere attraverso appunto la musica a 360 gradi le Terre del Monviso. Bello essere qui, è un'occasione importante che conferma un modo di lavorare, di amministrare, di fare politica di questo territorio che tenta di mettere insieme le parti migliori che si esprimono a vari livelli in vari settori nella nostra area, qua del Monviso. Qualche anno fa abbiamo immaginato che si potesse aggregare tutta l'area del Gallo, delle tradizioni intercitane, quindi dall'Infernotto fino alla Vallestura, attorno ad un progetto strategico nell'ambito della programmazione del contratto, unendo la pianura saluzzese, Piedemonte. Sembrava progetto complesso e difficile realizzazione, invece ci siamo riusciti, abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato insieme, è venuto fuori il Pital del Monviso, quattro assi di intervento, la messa in sicurezza dei colli transfrontalieri, quello dell'Agnello e quello della Maddalena, si è fatto molto e ancora molto ce ne fa. Sapevo che mi ero convinto che, unito al grande lavoro che ha fatto Mauro, politico amministrativo, con tutti gli amministratori, non può e non potrà che portare del bene, non potrà che esaltare ancora di più quello che si sta facendo nelle nostre vallate. Buonasera, sono contento di essere qui anch'io come Valle Varaita a presentare tutta la valle e dire grandi grazie ovviamente a chi sta lavorando solo, a chi sta portando degli anni, cioè risultati sulle nostre montagne. Musica è importante, poi grandi eventi abbiamo visto, quindi grandi meriti ovviamente agli artisti. Bene, a nome di Codice Marchesato, del Presidente Alessandro Valentino, che è qui presente, dello staff che in parte è presente qui stasera, voglio appunto i ringraziamenti sia per l'amministrazione comunale, alla FAP, per questo invito e soprattutto per questo coinvolgimento. Io non mi ritengo una persona particolarmente determinata, ma so alcune cose ho le idee molto chiare. E quando 18 anni fa, con i capelli di un altro colore, ho iniziato quella pazzia chiamata Sorina Monviso, il focus, la linea rossa, era esattamente quella di oggi, cioè promuovere il territorio attraverso la musica, attraverso la cultura, far conoscere le nostre montagne e le nostre vallate attraverso un percorso sinergico. Pensare che nella nostra zona due realtà culturali si trovino a collaborare, ci mettano insieme e svolgano insieme un lavoro comune. Non è così scontato, non è una cosa così scontata che due realtà culturali del nostro territorio si mettano insieme. Probabilmente il fatto che occupiamo degli spazi anche decisamente diversi aiuta abbastanza ad andare d'amore e d'accordo, io credo. Quando mi ha detto non ci dovrai più occupare dei grossi concerti, dei grossi eventi, mi sono sentito come a un ragazzo che comincia le vacanze estive e gli dicono guarda, non devi fare i compiti delle vacanze quest'anno, cavolo. Posso occuparmi soltanto delle cose che mi divertono e mandare, portare le cornamuse, giocare, posso giocare quest'estate e mandare le cornamuse e le ghironde a Bellino e far suonare gli altri all'alba, al Picco di Fifre, al Pipino Sella, fare la più grande kermesse di ballo popolare che ci sia dalle nostre parti.